Ben ritrovati gentili telespettatori per questa nuova edizione del telegiornale di Padova e Rovigo. Apriamo l'informazione con un servizio che arriva da Campo San Martino. Molestava le commesse, per questo è stato condannato a 4 anni. Sono costate care le molestie sessuali all'ex dipendenti, 4 anni e 2 mesi di reclusione. È la pesante condanna inflitta dal Tribunale a Francesco Badolin, 56enne, titolare di un negozio di gastronomia di Campo San Martino, con l'avvocato Maria Silanus. Il collegio presieduto da Nicoletta De Nardus ha ritenuto fondato l'impianto accusatorio ricostruito dal pubblico ministero Giorgio Falcone, che aveva sollecitato una pena ancora più alta, 5 anni e 6 mesi. Alle due vittime, che si sono costituite parte civile con gli avvocati Paolo Berti e Ugo Funghi, sono stati riconosciuti risarcimenti per complessivi 10.000 e 5.000 euro. Per la pubblica accusa, le due ex commesse si sono rivelate attendibili e coerenti nella ricostruzione della lunga sequela di molestie cui le aveva sottoposte l'ex datore di lavoro. Non coltivavano alcun proposito di vendetta nei confronti dell'uomo, tanto che non sono state loro a denunciare l'accaduto. L'iter giudiziario è scattato dopo che le loro testimonianze sono state raccolte da una sindacalista della CGIL. Le due donne volevano semplicemente non avere più nulla a che fare con Badolin. La tesi difensiva, basata sulle presunte provocazioni da parte di una delle ex dipendenti e sui problemi di natura sessuale dell'imputato, non ha fatto breccia nelle giudici. Badolin ha sostenuto di non essere più in grado di avere rapporti completi. L'ex moglie del 56enne era venuta a ribadirlo in aula. Aveva giustificato la prematura conclusione del suo matrimonio con la incapacità dell'esercente ad adempiere ai doveri coniugali. I fatti in questione risalgono al 2011. Secondo l'accusa, in numerose occasioni, la prima commessa sarebbe stata costretta a subire le pesanti attenzioni dell'esercente. Badolin sarebbe stato abituato ad approfittarne degli orari di chiusura della gastronomia al pubblico. Avrebbe agito di sorpresa costringendo la donna a sopportare palpeggiamenti in varie parti del corpo, strusciamenti e baci sulla bocca. In due circostanze la commessa sarebbe stata addirittura costretta a partecipare ad un tentativo di masturbazione. In un altro frangente, il 56enne sarebbe riuscito ad infilare le mani dentro le mutandine. Identico trattamento sarebbe stato riservato, nei mesi successivi, alla collega, sottoposta anch'essa a palpeggiamenti alle natiche e al seno. Si è spenta circondata dall'affetto della sua famiglia Liliana Maria Tosetto, 45 anni, figlia di Edda e Luciano Tosetto, noti imprenditori agricoli di Campo San Martino e legati anche al territorio di Limena, dove hanno alcune delle loro imprese. Liliana, assieme ai fratelli Gianni, Disma e Maddalena, era da sempre impegnata nell'attività di famiglia, dove ha lavorato fino a quando le forze glielo hanno permesso. Lunedì il tracollo che non le ha lasciata nessuna possibilità di riprendersi. Sposata con Massimo Tonnellato, si era ammalata alcuni anni fa. Una battaglia contro la malattia che Liliana aveva sempre combattuto strenuamente fra gli alti e bassi, sostenuta dalla famiglia a cui era molto legata e dal marito Massimo. I funerali della 45enne si celebreranno nella chiesa di Marsango. E adesso andiamo a Rovigo, parliamo ancora di traffico di stupefacenti, hashish e coca, presi 14 trafficanti. Vediamo. Nella rete tesa dalla polizia rudigina sono finiti i pesci grossi ritenuti al vertice di un ampio giro di spaccio di droga in tutto il delta, i cui rami si estendevano da Chioggia a Mesola, 25 in tutto gli indagati, dei quali 7 finiti in carcere, 5 ai domiciliari, 2 con obbligo di firma. Italiani e marocchini, quasi in parti uguali rispettivamente, 13 e 12, anche se sono i secondi che avrebbero occupato i gradini più alti della filiera della droga. Un fiume di stupefacente di ogni tipo, etilicocaina, chili di hashish e marijuana e perfino qualche grammo di eroina che venivano consegnati con estrema disponibilità ai vari clienti, quasi tutti giovani della zona. Il capo della mobile rodigina, il vicequestore aggiunto Bruno Zito, insieme al suo vice Alessandro Coltro e al commissario capo di Porto Tolle Ernesto Bamonti, ha sottolineato come l'inchiesta non abbia evidenziato punti di contatto con l'altra grande operazione che si è conclusa il 12 ottobre, che ha scoperchiato un giro di spaccio incentrato sull'estremo opposto del Polesine, oltre che nella Bassa Veronese, nel Padovano e nel Mantovano, con altri 33 arresti. Pazienti pedinamenti tra argini e lagune, tracce seguite fino ai lembi più estremi del delta, appostamenti per giorni, voci e immagini captate per mesi hanno portato la squadra mobile in collaborazione con il commissariato di Porto Tolle e i colleghi delle questure di Padova, Venezia e Ferrara, oltre all'unità cinofile e ai reparti di prevenzione crimine di Padova e Bologna, a documentare migliaia di cessioni di stupefacenti, ricostruendo i rapporti tra i vari spacciatori con una sorta di gerarchia e soprattutto una
tendenza a occupare le zone scoperte, chiedendo alle nuove leve di trasferirsi nei territori privi di riferimento, terminali, dell'attività di spaccio. Non una vera e propria associazione, ma comunque un'attività ben organizzata. I vertici del triangolo della droga erano Bosco Chiaro a Cavarzere, Mesola e Chioggia, dove venivano anche rifornimenti, anche se l'intera filiera non è stata del tutto ricostruita ed è ancora oggetto di indagini. I luoghi dove invece veniva venduto al dettaglio erano principalmente Crociara ad Ariano Polesine, Catiepolo a Porto Tolle, la località Mea a Portoviro e Valle Giralda a Codigoro. L'indagine, non a caso, è chiamata Acipenser Sutrio, il nome latino dello storione, ha preso le mosse nel settembre 2015 e si è conclusa in questi giorni, dopo che sono stati rintracciati anche gli ultimi quattro indagati che erano nascosti in un casolare abbandonato a Copparo. Le 14 richieste di misure cautelari del PM Fabrizio Suriano sono diventate altrettante ordinanze emesse dal giudice per le indagini preliminari Pietro Mondaini, chiudendo così il cerchio di un'operazione che ha visto in campo ben 90 poliziotti. Nel complesso, ridotte le quantità di droga sequestrate anche perché lo scopo era quello di arrivare ai vertici della piramide dello spaccio. 6 dosi di eroina, 5 di hashish, 1 di marijuana e ben 60 di cocaina. Questa in particolare è stata fuori fra febbraio e marzo, quando sono stati fermati 3 italiani, 2 clienti solo sanzionati e un venditore denunciato e un marocchino arrestato. Nel corso dell'ultimo giro di perquisizione, il 4 ottobre, sono state trovate altre 30 dosi di cocaina che hanno portato all'arresto in flagranza di altri 2 marocchini. Vivere e studiare un anno all'estero, un'opportunità da prendere al volo per chi sogna di fare un'esperienza lontano da casa. Sono 2.000 i posti messi a disposizione da Intercultura in 65 paesi di tutto il mondo. Se ne parlerà nel dettaglio questo venerdì alle 20.45 nella sede del Centro Servizi Volontariato in Viale Tre Martiri 67 F a Rovigo, in un incontro pubblico a cui rispondere e in cui rispondere alle domande degli interessati ci saranno i volontari del centro locale di Rovigo, supportati dalle testimonianze dei ragazzi tornati da poco da un periodo di studio all'estero in paesi come Argentina, Olanda, Honduras, Germania e dagli studenti stranieri che stanno trascorrendo il proprio anno scolastico a Rovigo. C'è tempo fino al 10 novembre per iscriversi al concorso aperto agli studenti delle scuole superiori nati tra il 1 luglio del 1999 e il 31 agosto del 2002 che vogliono accettare la sfida di trascorrere un periodo di studio e di vita lontani da casa. Adesso andiamo con il prossimo servizio a Padova, anche in città si parla di lotta alla nutria ed è la provincia che coordina la caccia a questo animale. Sì, quest'oggi abbiamo convocato soprattutto i sindaci, gli amministratori locali, che sono poi quelli che quotidianamente devono fare i conti sul territorio, quindi scontrarsi sul territorio con il problema delle nutrie. Ovviamente l'incontro di oggi ha preceduto dei tavoli tecnici con i medici veterinari delle ULS di competenza, con la prefettura per capire come applicare la norma che la regione ha approvato, come applicarla nei territori. Quindi l'incontro di oggi era proprio mirato a stabilire chi fa cosa. Quindi il ruolo della provincia è un ruolo di coordinamento, un ruolo che stabilisce appunto i criteri e il modus operandi all'interno del territorio provinciale. Poi ovviamente all'interno dei centri abitati il compito è direttamente dei sindaci e la provincia forma nuovi coadiutori oltre ai 100 coadiutori già autorizzati e già pronti per agire all'interno dei 104 comuni della provincia. Oltre a questo, che comunque la provincia dovrà preoccuparsi anche di verificare che tutto il territorio sia coperto dai coadiutori, c'è il discorso delle trappole. Sì, non c'è nessun bisogno che un comune della prima periferia appunto della città abbia 10 coadiutori, quando invece altri comuni magari molto più bisognosi, soprattutto comuni attraversati da canali d'acqua, siano magari in assenza di coadiutori. Per cui il compito della provincia sarà quello di formare nuovi coadiutori e di distribuire questi nel territorio provinciale rispetto alle criticità che i territori hanno e anche le emergenze che i territori si trovano a dover assolvere quotidianamente.
Insomma, torna sempre un ruolo di coordinamento dalla parte della provincia, che poi comunque dovrà raccogliere tutte le schede dei capi che sono stati abbattuti, diciamo, e dovrà trasmetterli anche alla Regione Veneto, quindi è sempre un punto di controllo per tutto il territorio. Assolutamente sì, la cattura e ovviamente lo smaltimento devono essere controllati, devono essere registrati, soprattutto devono anche essere fatte le dovute analisi a step nelle carcasse per scongiurare eventuali insomma malattie che potrebbero nascere. In fin dei conti la nutria è un animale che è presente nei nostri territori da 30 anni e per cui è un tempo breve rispetto a eventuali evoluzioni che ci potrebbero essere, per cui il fatto di compilare queste schede e di tenere monitorata la situazione è proprio per leggere eventuali evoluzioni critiche o dannose per la vita dell'uomo. È ormai imminente l'appuntamento con la commemorazione dei defunti a Cittadella, amministratori comunali, volontari di varie associazioni e tutti i cittadini che lo desiderano saranno impegnati sabato nella giornata del decoro. È in nome della nuovissima iniziativa che si propone di sistemare il cimitero del capoluogo in quelle aree di sepoltura per le quali non ci sono più i diretti interessati che possono farlo o su altre aree che ne necessitano. La particolare attività prende spunto dalla sensibilità di diversi cittadini, molti dei quali sono stati impegnati nella sistemazione dell'area dell'ex Limbo, ora Giardino degli Angeli, zona di sepoltura in passato di neonati non battezzati. Alla luce della positiva esperienza, l'attenzione si è spostata sull'ampia area cimiteriale. I lavori non sono di particolare entità, il personale comunale in servizio nel Camposanto non però in modo esclusivo come diversi anni fa, non potrà svolgere quindi questi lavori, per cui serve l'attività anche del volontariato, sia nelle zone diciamo collettive che anche nelle zone private che riguardano appunto il Camposanto. Sulla base di queste considerazioni l'assessore alla manutenzione Diego Galli e il consigliere comunale Luigi Sabatino hanno organizzato la particolare giornata che si spera possa diventare un appuntamento fisso. E adesso andiamo ad Adria, vi segnaliamo il disagio di molti pendolari sulla tratta per Venezia, dove i disservizi sono quotidiani. Sentiamo. Un giorno non funzionano i passaggi a livello, un giorno il treno va in fumo, un giorno piove, un giorno c'è la nebbia, un giorno c'è il sole. Con ironia mista, a sconforto, Giuliana Tosi, lavoratrice pendolare e utente di Trenitalia, che ogni giorno si muove tra Mira e il capoluogo, lancia il suo appello per chiedere un servizio di trasporto migliore. L'oggetto delle lamentele è la linea ferroviaria che collega Venezia ad Adria, che secondo Giuliana è interessata troppo spesso da disservizi che hanno pesanti ripercussioni sulla vita quotidiana di lavoratori e studenti. L'ultimo risale ancora all'altra mattina, quando per almeno un'ora i convogli si sono mossi a velocità ridotta nel territorio tra il Rodigino e il Veneziano a causa di un guasto ad un passaggio a livello ad Oriago. Almeno in quel caso siamo venuti a conoscenza delle motivazioni dell'ennesimo ritardo, ma proprio per quello ultimo non sappiamo nulla, spiega Giuliana, sottolineando che i disagi sono quasi quotidiani. Da poco abbiamo segnalato la questione al servizio mobilità della Regione Veneto, aggiunge, nella speranza che venga fatta chiarezza sulle problematiche della linea. La situazione è peggiorata da 2 anni a questa parte, ma nell'ultimo mese e mezzo è diventata indecente. Ogni volta c'è una scusa diversa, continua, che peraltro non viene comunicata da sistemi territoriali, ma tramite passaparola da parte dei pendolari che hanno la sventura di percorrere tratte più lunghe. Insomma, pare che il servizio di trasporto pubblico, almeno a livello locale, continui a mostrare lacune piuttosto importanti. La colpa, secondo la lavoratrice, è di una sorta di gioco di rimbalzo di responsabilità tra Trenitalia e sistemi territoriali, la società che gestisce la tratta. Le email inviate dalla sottoscritta e da molti altri pendolari al servizio clienti di sistemi territoriali SPA non hanno finora ricevuto alcun riscontro, precisa, come anche le segnalazioni telefoniche call center. Da parte della società il silenzio assoluto, a quanto pare. Il personale a bordo del treno si defila all'interno della cabina di guida, evitando così di dover spiegazioni, spiega ancora la donna. I treni sono sempre stracolmi di gente e di viaggio, almeno nella tratta Mirabuse-Venezia. È davvero ormai una scomoda avventura. Spesso, una volta scesi a Venezia, abbiamo cercato di chiedere informazioni al capotreno, che ormai non si affaccia più dal finestrino, per non dover rispondere non so nulla del ritardo. Scrivete una mail a sistemi territoriali, ha concluso la donna.
Villa Molina Vezzudi, fra Topolesine, è pronta ad aprire le porte ai turisti. Occasione ghiotta quindi sabato, con inizio alle ore 17, quando si terrà la presentazione del nuovo percorso che si annuncia come un evento straordinario. Il programma organizzato dalla cooperativa Acqua prevede alle 17 Fra cielo e terra c'è l'uomo, un'esibizione di teatro danza a cura del ballerino belga Terry Parmentier. Alle 17.30 sono previsti i saluti d'apertura con Stefano Casellato, presidente di Acqua e gestore dei servizi museali, e la famiglia Avezzù, proprietaria della villa cinquecentesca. Alle 18 ci sarà poi Lucrezia, che accompagnerà i visitatori ad una breve visita guidata in costume. E infine alle 18.15 l'aperitivo. Bene, gentili spettatori, vediamo adesso quelle che sono le previsioni del tempo con il meteo. Previsioni per venerdì 28 ottobre 2016. Italia interessata dall'alta pressione e conseguente bel tempo su tutte le nostre regioni. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord possibili nebbie o foschie mattutine sul Piemonte, lungo il Po e sulle valli prealpine. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Spostiamoci al centro, avremo qui generali condizioni di bel tempo con cielo ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Raggiungiamo anche le regioni meridionali, al sud torna il bel tempo su tutte le regioni dove il cielo si presenterà sereno e anche ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata. Come saranno invece i venti? Saranno deboli e di tramontana o bora, forti sullo Ionio meridionale. Concludiamo con le temperature previste per questa giornata. Le minime risultano essere in ulteriore leggera diminuzione, con valori compresi tra 3 e 18 gradi. Di giorno prevediamo invece 15-22 gradi al nord, 13-20 gradi al centro e fino a 21 gradi al sud. Il meteo.it vi ricorda di mettere mi piace sulla nostra pagina ufficiale di Facebook. Solo così sarete aggiornati sempre sulle nostre news. Arrivederci. Termina qui, gentili telespettatori, l'edizione del telegiornale del Padova e Rovigo. Io vi ringrazio per l'attenzione e rimanete sintonizzati sulla nostra rete con il proseguo dei programmi.